Buongiorno bambini, oggi sono qui per raccontarvi una favola speciale e per l'occasione ho deciso di chiamare una mia cara amica per farvela conoscere. Lucy, vieni, ci sono i bambini, vieni a conoscerli, dai. Lucy, dai, girati. Ma come no? È un po' timidina, adesso chiamiamola tutti insieme, forza. Al mio tre chiamiamo Lucy. Uno, due, tre. Lucy! Non vi ho sentito, ripetete. Uno, due, tre. Lucy! Dai, giraci, ci sono i bambini! Forza! Eccoli! Come? Perché? Così? Hai paura? Sì, ho paura. Ma come hai paura? Di cosa hai paura? Sono dei bambini! Paura che mi strappano tutti i petali. Ma no che non ti strappano i petali, dai, sono bravi, vero bambini che non strappate i petali? No, sono bravi. E poi ti dico anche un'altra cosa, adesso siamo sullo schermo, loro ci guardano da casa, quindi neanche quelli un po' più bricconcelli, perché ce ne sono, di bricconcelli che ancora non sanno che non si strappano i petali e i fiori, non lo possono fare ancora per il momento. Quindi forza, dai, prendi coraggio e girati. Quanti bambini! Hai visto quanti bambini? Eh sì, Sono tanti! Eh sì, Sono belli! Eh sì, Hai visto? Sono tutti bellissimi! Qua siamo tutti belli! I bambini, tu, io... No, tu no! Ma come no, io no! Io pure sono bella! No, tu no! Ma come non sono bella? Non mi dire così che ci rimango male! Va bene, dai, scherziamo, scherziamo! Ah, ecco, grazie, meno male! Allora, adesso... Raccontiamo una favola, sì, ma non mi interrompere in continuazione, sennò non ce la facciamo a raccontare la favola. Adesso noi andremo a raccontare una bellissima favola. Che favola? Adesso lo dico, aspetta un attimo. Adesso noi andiamo a raccontare una bella favola. Una favola, bambini! Una favola! Andiamo a raccontare una favola! Sì, però fammi finire. Adesso noi andiamo a raccontare una favola del bosco. Del bosco! Wow! Una favola del bosco! Ci sono tutti i miei amici nel bosco! Gli alberi, gli animali, le foreste, i cespugli, le foglioline, le lumachine, Sì, abbiamo capito, ci sono tutti gli amici tuoi nel bosco, perché sei un fiorellino, lo sappiamo, però fammi finire di parlare con i bambini, va bene? Va bene. Ecco, dicevamo, andiamo a raccontare una favola del bosco dove vive la fata. La fata! Vive una fata! Vive una fata! Conosco le fate, io conosco tantissime fate. Ecco, conosco la fata turchina, la fata verde, la fata rosa, la fata gialla, la fata blu, la fata del mare, la fata della faccia, la fata... Aspetta, calma, sì. Ma le fate sono bellissime. Sì, le fate sono bellissime, però fammi finire di raccontare, va bene? Va bene. Ok, racconteremo una favola del bosco dove vive la fata Melania. La fata Melania, io la conosco, la fata Melania, amica mia, la fata Melania. L'amica mia mi preparava tante cose buone, sempre quando mi vedeva mi dava sempre tanti bacini. Ok, va bene, allora la raccontiamo insieme, tu stai qua e la ascolti con noi. Va bene. E intanto la racconta ai bambini e poi dopo salutiamo i bambini tutti insieme, va bene? Va bene. Saluta tutti i bambini. Ciao bambini, ci vediamo dopo. È tanto bella e tanto cara la nostra amica Lucy, ma chiacchiera da morire, è difficilissimo. Ecco qua, questo è il libro che ho portato per voi, si chiama Sogni di cioccolato e l'ha scritto la mia amica Lauretta. Questo libro l'ha scritto tanti anni fa, quando io ero una bambina, e questo era il mio libro di favole, ero una bambina come voi, piccolina. E queste favole mi sono sempre piaciute tanto e ho conservato questo libro. Lei racconta di avere questa poltrona di cioccolato, che non è proprio veramente di cioccolato che si mangia, ma è una poltrona dove si fanno i sogni di cioccolato, dove lei si siede e le fiabe arrivano davanti a lei per essere poi scritte e lette a tutti i bambini. Ecco qua. Adesso la...
La favola che ho scelto oggi per voi si chiama Il dono del cuore. La fata Melania sta allineando sul tavolo della cucina tutti gli ingredienti per preparare la torta di mele. Le uova, la farina, il burro, lo zucchero, quattro grosse mele rosse e un pizzico di sale. Mi sembra che non manchi niente, esclama controllando per l'ultima volta la ricetta. Poi prende in mano la sua bacchetta magica, la fa volteggiare per 3 volte sopra il tavolo della cucina e tutti vi aspetterete di sentire nell'aria già il profumino della torta di mele. Anche Fata Melania se l'aspettava. Invece non è successo niente. La farina, lo zucchero, le uova, le mele sono ancora lì, allineate sul tavolo. Forse ho dimenticato le uova, dice Fata Melania. No, no, eccole lì, di fronte alla farina. Forse ho contato male, pensa la fata e riprende in mano la sua bacchetta magica. La fa passare sopra il tavolo una e due. E 3 volte, ma ancora non succede niente. Adesso la fata Melania è preoccupata. Questo era il mio ultimo tentativo. Era la magia che mi è sempre riuscita meglio. Se non ce l'ho fatta, allora vuol dire che in questa bacchetta c'è proprio qualcosa che non va. Eh sì, da un po' di tempo la fata Melania non succede una cosa terribile per una fata. La sua bacchetta magica non funziona più. Non fa più nessuna magia. Una fata che non fa più magie non è più una fata. Pensa Melania. Povera me, dovrò andarmene dal bosco. Tutti mi prenderanno in giro. Ma che cosa è successo alla bacchetta magica di Melania? Lei non lo sa. E continua a rigirarla tra le mani. Forse è rotta, forse è rotta. Ma non ci sono segni di rottura sulla bacchetta. Forse le si sono scaricate le pile, esclama Melania, perché lei è una fata moderna e pensa che anche le bacchette magiche funzionino con le pile. Allora la porterò da Teodoro, dice Melania. Si mette sulle spalle la sua mantellina di seta azzurra, infila la bacchetta magica nella borsetta e si avvia verso il negozio di Teodoro. Teodoro è un vecchio mago, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Teodoro è un vecchio mago che ha un negozio di orologi nel cavo della Grande Quercia. Nella vetrina spicca un cartello con la scritta: si riparano orologi e altro. Altro vuol dire bacchette magiche, cappelle da mago, occhiali, biciclette, fisarmoniche, televisori e teiere. Tutti gli abitanti del Grande Bosco vanno da Teodoro e ricorrono a lui ogni volta che rompono qualcosa. Sulla porta del negozio, Melania incontra la talpa Mariuccia, che è andata a ritirare la sua teiera ed è molto soddisfatta perché non si vede neppure il segno dell'incollatura. Buongiorno, signora Mariuccia. Ah, salve, signora Melania. Torno a casa. Arrivederci. La piccola fata entra. Teodoro è seduto dietro al banco e sta infilando con pazienza le gocce di rugiada che si sono sfilate dalla collana di una fata. Ciao Melania, cosa ti è successo? Le domanda. Ah, buongiorno Teodoro caro, ho un grande problema. La mia bacchetta magica non fa più le magie. Io penso che abbia le pile scariche. E così dicendo, depone la bacchetta sul banco di Teodoro,
che la prende delicatamente tra le dita. Quali generi di magie non sa più fare? Tutte, risponde sconsolata Melania. Sono ben 3 lunghi giorni che provo a fargliele fare e non ne fa più nemmeno una. E quali magie faceva prima? Domanda ancora Teodoro. Gli occhi di Melania si illuminarono, ripensando alle magie della sua bacchettina, ed esclama: «Oh, mago Teodoro, devi aggiustarmela, perché faceva delle magie meravigliose. Preparava torte di tutti i gusti e di tutte le dimensioni. Faceva il bucato in un batter d'occhio. Cambiava il colore dei miei vestiti, mi trasportava dove volevo, metteva in ordine tutta la casa dopo che i miei amici se ne erano andati e poi mi faceva diventare piccola, piccola, piccolissimissima per potermi nascondere nella tana della formica e così vincevo sempre la gara di nascondino che si organizza ogni anno nel bosco». «E basta?» domanda Teodoro. «Ti sembra poco?» esclama Melania risentita. «Non sono magie meravigliose?» «Sì, sono magie meravigliose. Vedrò di aggiustartela. Torna domani pomeriggio». Il giorno dopo, Melania torna nella bottega di Teodoro. Il mago la stava aspettando, per questo aveva sospeso il suo lavoro ed era andato nel retrobottega per preparare una bella tisana alla menta. Quando Melania arriva, Teodoro la fa accomodare su una poltroncina, versa il tè alla menta nelle tazze e poi prende la bacchetta magica di Melania e gliela rimette nelle mani. «La tua bacchetta magica non è rotta, Melania». «Benissimo!» esclama la fata. Ma Teodoro la interrompe. «La tua bacchetta magica è stanca». «Ah beh, allora niente di grave. Allora la farò riposare un pochino, magari la porterò a fare, non so, un viaggio turistico da qualche bella parte del mondo». Ma il mago Teodoro sembra non ascoltarle e prosegue: «La tua bacchetta magica è stanca di fare magie inutili». Adesso Melania stringe accanto a sé la sua bacchettina e ascolta Teodoro che dice: «Vedi Melania, non tutti possono fare magie. Pensa alle formiche. Come sarebbe bello per loro se potessero con un tocco di bacchetta magica trasportare nella loro tana tutte le briciole di pane che trovano nel prato. Invece devono caricarsele una a una sulle spalle e raggiungere faticosamente la loro tana. Pensa alla fatica che fanno gli uccellini per costruire il loro nido, rametto dopo rametto. E tutti i viaggi che devono compiere le api per riempire di nettare le cellette del loro alveare. Sarebbe bello se tutti potessero annullare le loro fatiche con un colpo di bacchetta magica, come fai tu. Capisci adesso, Melania? Fare magie è un dono, e allora non può essere solo un divertimento». Teodoro tace un momento, beve un lungo sorso di tè e poi aggiunge: «Fare magie, Melania, è una grossa responsabilità».
Una lacrima scivola silenziosa sulla guancia della piccola fata, che domanda con un filo di voce: cosa devo farmela, Teodoro? Ricorda queste parole. Melania, non chiudere il tuo cuore, perché il cuore esiste solo per donarlo. Melania lascia il negozio di Teodoro e comincia a passeggiare nel bosco. Mentre passeggia, ripensa alle parole del mago e capisce che deve dare un cuore alla sua bacchetta magica. Ma come posso fare a dare un cuore alla mia bacchetta magica? Non esistono negozi dove si vendono i cuori. E mentre cammina, sente un lamento provenire da dietro un cespuglio. In quel momento la fata corre a vedere. Apre il cespuglio e vede una piccola volpe che è rimasta incastrata con la zampa dentro una trappola. Non avere paura, piccola volpe, dice Melania. Ti libero io. E prova ad aprire questa trappola, ma non ci riesce. E allora... Aspetta, aspetta, abbi coraggio, piccola volpe. Passerà qualcuno per aiutarci. E mentre dice questo, vede sul prato la sua bacchetta magica. La prende in mano. Perché non ci ho pensato prima? Fa volteggiare la bacchetta magica uno, e due, e tre volte sopra la trappola della zampa della volpe e tac! Magicamente si apre e la volpe è libera. Grazie, dice Melania, mi ricorderò sempre di te. Ma la fata non la sente la piccola volpe perché sta stringendo forte forte la sua bacchetta magica. La sembra di sentirla palpitare. Pum pum, pum pum, pum pum, pum pum. Adesso Melania capisce le parole del mago Teodoro. Il cuore esiste solo per essere donato. Con la sua bacchettina tra le mani, Melania volteggia leggera da un capo all'altro del bosco. Instancabile, riempie di chicchi di grano le tane delle formiche e voilà! Fa rifiorire il vecchio ciliegio ormai secco. Voilà! Ridona i colori alle ali delle farfalle che le erano sbiadite e voilà! Regala una calda coperta di lana alla vecchia talpa che aveva sempre le zampe infridolite. Accorda la chitarra del grillo, che deve suonare una serenata alla cicala, e mette una stellina d'oro sul cappello di una fata un po' triste. Così, fino a sera. Melania sparge nel bosco i suoi doni, fa fiorire sorrisi, gioia e dolcezza nel cuore dei suoi amici. Poi torna a casa. E a casa c'è ancora qualcosa che la aspetta. Il bucato da fare! Oh mio Dio! Esclama vedendo il secchio colmo di schiuma. Melania guarda la sua bacchetta magica e dice: questo posso anche farlo io. Tu riposati. Si rimbocca le maniche e immerge le braccia nella schiuma canticchiando. La 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 la, facciamo il bucato. Questa sera la fata Melania è felice. Ha dato un cuore alla sua bacchetta magica. Il suo cuore. Bene bambini, vi è piaciuta la storia? Spero tanto di sì. Adesso è arrivato il momento
di salutarci. Ah, volevo, facciamo salutare anche la nostra amica Lucy, forza. Lucy, vieni, forza. Uno, due, chiamiamola tutti insieme. Uno, due, tre. Lucy, eccomi, voilà. Ti è piaciuta la storia? Sì, sì, è molto bella. È la fata Melania, è una mia amica. È una mia amica. Sì, allora ce l'hai già detto prima. È bella, è bella. Adesso fa un sacco di cose belle. Adesso fa un sacco di cose belle la fata Melania, perché aiuta tutti gli altri abitanti del bosco e non fa le magie solo per se stessa. E sì, è importante, eh. È importante fare le magie per tutti quanti. Sì, eh. E allora, con questa bella morale salutiamo i bambini. Vi auguriamo una buona notte e ci vediamo la prossima volta. Ciao, ciao bambini! Mua, mua.